incontrato già. Ci siamo sentiti per telefono qualche volta, però diciamo l'incontro ufficiale, vero, effettivo, c'è stato oggi. Vabbè, qualche cosa su questo volevo chiedere, perché è curiosità. Intanto volevo chiedere se Sindaco Sala si è rimasto anche lui affascinato e invidioso del famoso balconcino sui fori. Dicevo alla sindaca Raggi che l'avevo visto la prima volta con Veltroni, vabbè, è stato invitato Veltroni, quindi lei voleva farmi una sorpresa, però insomma è sempre un grande piacere, quindi l'ho visto con grande piacere. Beh, insomma, lei come contraccambierà quando la sindaca Raggi verrà a Milano? Non so, nel suo studio si vede piazza. No, Milano. Non Piazza Duomo, no, Piazza no, Pascale. Io punterei un po' sulla nuova Milano, quindi la porterò alla Triennale, dove c'è questo grande terrazzo, un ristorante che dà sul nuovo skyline di Milano, e quindi verde davanti e grattacieli dietro. Punterò sull'innovazione. Bene, allora, no, c'è una cosa, domanda così, anche sciocchina, fatemela fare, che vorreste prendere da Milano, Sindaco Raggi, da Roma, Sindaco Sala, un elemento, una potenzialità, come posso dire? Stavo parlando un po' prima, diciamo. Obiettivamente, diciamo, in senso generale Milano e Roma sono due città che naturalmente collaborano. Poi c'è l'ANCI, che è l'associazione dei comuni, che porta avanti le nostre istanze. Però Milano e Roma hanno la caratteristica invece che si devono spendere insieme, quindi cominciamo dalle cose assieme, a livello internazionale. Milano in questo momento, io sarei l'ultimo a poterlo dire, ma va bene. E va bene in particolare per il contributo internazionale in termini di investimenti, di studenti stranieri, di turismo. Ecco, da questo punto di vista credo che si debba fare di più in termini appunto di promozione, di ricerca, di finanziamenti, e loro sono bravi.